Federica Panicucci annuncia la morte di Totò Schillaci. Siamo sconvolti. Mattino 5. La conduttrice interrompe la sua ospite per annunciare la morte di Totò Schillaci. Oggi Federica Panicucci ha dedicato tutta la seconda parte del suo rotocalco mattutino al caso legato all'uccisione di Pierina. Ma proprio sul finire della lunga diretta la conduttrice ha interrotto la moglie dell'unico sospettato per dare al pubblico a casa una notizia assai triste. Cos'è successo? Purtroppo la conduttrice di Canale 5 ha rivelato che è venuto a mancare da poco il campione di calcio Totò Schillaci. Mi scusi la interrompo e apostrofo arrivata adesso un'agenzia in cui viene comunicata la scomparsa di Totò Schillaci. Federica Panicucci spiega al pubblico che il calciatore era malato da tempo. Successivamente la presentatrice di Mattino 5 ha svelato al pubblico a casa che Totò Schillaci era molto malato. Motivo per cui non molti giorni fa hanno mandato anche una troupe di fronte all'ospedale per dare aggiornamenti sullo stato di salute dell'ex calciatore. Ricorderete che era molto malato. Noi ci siamo collegati con l'ospedale proprio per raccontare del suo stato di salute. E apostrofo mancato proprio in questi momenti. La conduttrice dell'ammiraglia Mediaset, la quale ha rivelato di aver sempre tenuto alla privacy dei figli preferendo non mostrarli sui social, non ha poi nascosto di essere sconvolta per questa triste notizia. Una brutta notizia per tutti noi e per tutto il mondo dello sport, oltre che per gli italiani. Questa notizia ha sconvolto tutti noi. La conduttrice ha rivelato di aver sempre creduto che alla fine l'ex calciatore ce l'avrebbe fatta. Federica Panicucci in diretta a Mattino 5 non ha poi nascosto che un po' tutti hanno sempre pensato e sperato che alla fine Totò Schillaci ce l'avrebbe fatta a sconfiggere questo brutto male. Ci abbiamo creduto, l'abbiamo sperato e l'abbiamo salutato e abbracciato. Abbiamo raccontato la sua storia, la sua malattia e il suo coraggio. Quest'ultima è certa che Schillaci non se ne andrà mai. Ha rappresentato l'Italia 90. Ha rappresentato quel mondo che noi tutti amiamo. Un mondo fatto di forza, coesione e talento. Ha poi preso la parola un altro ospite, il quale non ha fatto mistero che è stato un grande, ci ha fatto sognare. E apostrofo una grande tragedia. La collega di Francesco Vecchi ha poi rivelato di credere che fosse tanto amato a causa della sua semplicità e umanità. Un'altra ospite ha inoltre dichiarato che è diventato un personaggio e un simbolo. La presentatrice ha poi voluto mandare un forte abbraccio alla famiglia dello sportivo. E proprio con questa notizia ha poi chiuso la puntata.